via libera del Consiglio dei Ministri al DEF e allo scostamento di bilancio per impegnare altri 55 miliardi in deficit nel prossimo decreto. Il documento di economia e finanza fotografa uno scenario post-bellico. Quest'anno il PIL è in caduta dell'8%, l'indebitamento arriverà al 10,4% e il debito pubblico a dicembre raggiungerà il 155,7%. I tecnici ipotizzano un impatto dell'emergenza che si protrarrà sull'economia fino ai primi mesi del prossimo anno. Pesante l'urto sui consumi e gli investimenti, che registrano perdite a due cifre. Una ripartenza in sicurezza con distanze, turni e, se necessario, mascherine. Imprese e sindacati hanno aggiornato il protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per rendere possibile la fase 2. Resta privilegiato lo smart working. Per la ministra del lavoro Nunzia Catalfo, l'intesa è un ulteriore passo avanti per garantire alle imprese di ripartire in sicurezza. Soddisfatti i sindacati. Per il leader della CGIL Maurizio Landini è un accordo che offre regole certe ed esigibili perché la ripresa del lavoro avvenga nella massima sicurezza. Perde pezzi il Movimento 5 Stelle. La deputata grillina Fabiola Bologna ha lasciato il partito e ha aderito al gruppo misto con una lettera al presidente della Camera Roberto Fico, nella quale ha comunicato l'addio. Si tratta dell'ennesima fuoriuscita dal più grande gruppo parlamentare di questa legislatura. Traballano ora i numeri della maggioranza. Nei giorni scorsi il senatore Mario Giarrusso e il deputato Nicola Acunzo erano stati espulsi per questioni legate alla rendicontazione dei rimborsi. L'ala movimentista guidata da Di Battista è in fermento. Il MES e la riconferma di Descalzi all'ENI hanno spaccato ancor di più il movimento. Per l'OMS in tempi di pandemia gli spostamenti da preferire sono quelli in bici e nella fase 2 vedremo più pedali vorticare sulle strade delle nostre città. Le severe limitazioni a bus e metro spingeranno in sella gli italiani. Il governo pensa a ciclabili, anche temporanee, incentivi per bici e monopattini. Secondo le imprese del settore ci sarà un nuovo protagonismo delle due ruote. Servirà un incentivo economico anche per l'acquisto di ciclomotori e moto. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.